Ecco, questa è una di quelle notizie che annuncio e dico, madò, che figata. Signori, i Finlay stanno per tornare e ho dei dettagli croccantissimi che vi darò dopo la sigla. Sono Riccardo Di Vigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto a portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo imperdibile i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Ehi là, come andiamo? Dunque, da ragazzino li ascoltavo e mi piace veramente un sacco poter dire che il ritorno dei Finlay si preannuncia esplosivo con il nuovo disco di inediti, Pogo Mixtape Volume 1, che uscirà per Warner Music Italy e vedrà la luce venerdì 17 maggio. Questo album promette di essere un concentrato di energia e divertimento, con ben 14 duetti con artisti sia italiani che internazionali. Secondo i Finlay, questo disco è stato scritto per divertirsi, ritrovando quella stessa istintività che li ha caratterizzati nei loro primi anni di carriera. La musica dei Finlay è sinonimo di festa, energia e non prendersi troppo sul serio. Nel Pogo Mixtape Volume 1 troveremo collaborazioni con artisti di diversi generi musicali, ma tutti accomunati da una forte attitudine punk. Tra i featuring presenti ci saranno J-Ax, Naska, Ross Villain, Ludwig, Phasma e sono felice di dire che troveremo anche le bambole di Pezza. Perché? Beh, perché la front girl della band è Cleo, per cui ho praticamente fatto da... come posso dirlo? La sua carriera da solista l'ho praticamente fatta io a livello grafico. Tutte le copertine dei suoi singoli sono, penso, tra i lavori più belli che ho realizzato nella mia carriera di grafico. In particolare quella di Dimmi di No, è una copertina che oggi guardo e dico, cazzo che figata. Non è per tirarmela, però dai, sono contento di aver fatto dei bei lavori ogni tanto nella mia vita. Tutto qua. Tra l'altro ho fatto da coautore per Cleo, vedere che insomma ha ricominciato con le bambole di Pezza ed è finita addirittura nel disco dei Finlay, che figata. Insomma, tutti questi artisti creeranno un mix di stili e personalità che promette di far divertire il pubblico in maniera esplosiva.